in coda per conto degli altri. È così che Giovanni Cafaro, salernitano emigrato a Milano, 42 anni e una laurea in scienze della comunicazione, ha approfittato del suo temporaneo stato di disoccupazione per inventarsi un nuovo lavoro ed è subito arrivato il successo. Cafaro ha fatto proprio il proverbio il tempo è denaro e così in una città come quella lombarda, dove perdere ore in fila per un documento può fare la differenza tra un affare andato a buon fine e uno fallito, ecco nascere la figura del codista. Forse non è una novità assoluta, ma sicuramente per la prima volta istituzionalizzata, con tanto di scontrino fiscale. Allora, io sono il codista, faccio le code per gli altri perché non ho tempo e voglia di farle. Questo lavoro è nato dopo aver perso il lavoro come responsabile marketing di un'azienda che si è trasferita all'estero. Dopo aver mandato tanti curriculum e aver avuto pochissime risposte, ho deciso di inventarmi il lavoro di codista. Ho avuto questa idea, sono tornato a casa, ho creato un volantino che recitava lo slogan "La tua coda allo sportello, da oggi la prendo io", ho iniziato a distribuirlo per le strade di Milano e da lì sono arrivati i primi contatti. Mi ha chiamato un professionista che volevano pratica l'Agenzia delle Entrate e ho iniziato così. Ad ascoltare questo lavoro alcuni potrebbero pensare che sia l'apoteosi del lavoro nero, cioè della mancetta, e invece? No, è tutto in regola, io emetto ricevuta fiscale in ritenuta d'acconto, quindi tutto alla luce del sole, tutto certificato. Adesso sono da solo, prendo 10 euro all'ora per le code con ricevuta fiscale, vorrei creare un'agenzia su Milano e poi anche in altre città, poter far lavorare tante persone che in questo momento non lavorano e poi creare anche una giornata di formazione dell'aspirante codista gratuitamente.